Ciao ragazzi, oggi in questo video andremo a fare insieme questo make-up che ho fatto sugli occhi. Lo sapete, guardo di qua perché sennò non vedo niente, che ho la videocamera collegata al computer. Allora, praticamente è un make-up sui toni del dorato, un pochettino di marroncino shimmer, un tono di dorato un po' più scuro. E poi ho acquistato dall'ultimo ordine di MAC queste ciglia finte. Sono molto belle perché sono più corte e poi fanno questo effetto allungato, flash così alla fine dell'occhio, e sono le numero 36, queste qui, molto carine. Poi ragazze, come potete vedere, io devo rifare il colore praticamente sabato, lo rifarò sabato mattina, perché la decolorazione praticamente sta uscendo fuori quell'arancio della decolorazione, quindi lo andrò a neutralizzare perché sembra tipo pel di carota, un colore orrendo. Allora, partiamo subito. Sì, vado a stendere sull'occhio, ho già messo il correttore, ho già fatto la base, vi lascio il link se non l'avete visto, di come copro appunto le occhiaie scure e faccio la base. Vado a stendere il primer, questo qui, della Love Stage, su tutto l'occhio, un pochino sotto. Dopo aver messo il primer sotto il sopracciglio, io vado ad utilizzare un correttore chiaro perché quando poi vado a sfumare il colore sotto l'arcata sopraccigliare, si va a sfumare con il correttore e viene un effetto molto carino. Dopo aver messo appunto il correttore e il primer sugli occhi, vado a prendere da questa palette che non era altro che la 120 palette di Fraulein, come si dice mai. E praticamente io ho gettato quella palette perché ragazzi puzzava proprio gli ombretti, puzzava un tipo di catrame, sta cosa così. E infatti dopo averli anche gettati e lavati una volta questa palette, figuratevi, è rimasta ancora la puzza, cosa che io odio. E quindi vado ad utilizzare alcuni di questi colori che qui giù sono due di MAC che avevo attaccato. E poi questi qui sono alcuni di Kiko che io con molta intelligenza, devo dire, molta furbizia e intelligenza proprio assai, ho preso questi ombretti, li ho attaccati e non mi sono scritta il numero, il colore, niente, quindi non so che colori siano. Quindi ragazze, non so che colori siano, nemmeno questo qui. Questo qui mi ricordo che sì, quando ci arrivo, questo qui mi ricordo che è il Trax, però questo qui non ricordo che colore sia, però è davvero un bel giallo, un bel dorato. Allora, per prima cosa vado a stendere, vado a prendere questo colore qui e metto il colore sia all'angolo interno dell'occhio. Dopo aver applicato il colore all'angolo interno dell'occhio qui, vado a prendere lo scotch perché praticamente mi fa da linea guida, anche se non siete sempre molto pratiche, tipo con l'eyeliner, e non riuscite a fare una riga molto precisa, questo vi aiuterà davvero tantissimo. Vado a togliere l'eccesso di appunto colla sulle mani e lo vado ad applicare sotto l'occhio. Ok. Con il pennellino da sfumatura vado a riprendere praticamente lo stesso colore, quindi questo qui, e vado verso l'angolo esterno, lasciando la metà, la parte centrale libera. Vado a prendere, ragazze, per la parte centrale questo ombretto qui, un giallo molto shimmer, quindi come se fosse un dorato molto scuro, e lo vado ad applicare con un pennellino piccolo, perché il pennellino piccolo mi consente di prendere più prodotto e quindi di avere una maggiore concentrazione di colore. Quindi lo vado a prendere e vado ad applicarlo al centro dell'occhio. E con il pennellino questo qui vado a sporcarlo giusto giusto di nuovo di questo colore per non creare distacchi.
quindi per non creare tagli netti con al punto il dorato. Ora ragazze vado ad intensificare questa parte qui e per farlo vado ad utilizzare un marrone, utilizzo questo qui dalla palette Sleek, quindi questo qui è un marrone molto scuro, però ne prendo davvero molto poco e vado con un pennellino a penna piccolino a prelevare il prodotto e a metterlo appunto in quest'angolo qui. Vado a riprendere lo stesso pennellino della sfumatura di prima e lo vado a sfumare. Ora ragazze, vado a prendere un pennello pulito da sfumatura, praticamente nella parte del correttore, qui che c'è il correttore e qui il colore, vado appunto a sfumare i due colori insieme e per farlo devo appunto avere il pennello pulito, quindi non deve esserci altro colore che vado appunto a sporcare l'arcata sopraccigliare e vado a portarmi il colore in questo modo, in modo che si colleghi al correttore e non mi lasci appunto una traccia netta. Ora ragazze vado di eyeliner, mi sono trovata benissimo, mi trovo benissimo ancora con questo qui di Essence che si è praticamente quasi cancellato anche il nome e vado a riprendere appunto di nuovo la fluid liner. Posso andare a stendere questo eyeliner sia con il pennello quindi apposito, questo qui angolato, però se vi dà dei problemi eccetera voi potete utilizzare tranquillamente benissimo. Questo qui è un vecchio pennellino appunto finito di un eyeliner e vado a prendere questo pennellino, a metterlo nella black track e vado appunto ad utilizzarlo in questo modo. Posso andare benissimo tranquillamente anche con il pennellino, quindi vi ho fatto vedere un po', insomma, se non vi trovate col pennello potete utilizzare quindi benissimo anche un pennellino vecchio finito di un eyeliner con il quale vi trovavate. Dopo aver messo l'eyeliner vado a togliere poi lo scotch. Ecco qui. Come vedete la riga è molto precisa anche sotto. Vado poi a prendere con un pennellino molto piccolo il giallo dorato, quello lì che ho usato al centro, e lo vado a mettere sotto tutto l'occhio. Vado a riprendere il marrone, questo qui dalla palette di Sleek, sempre con lo stesso pennellino, lo appoggio leggermente sopra il dorato. Vado ad applicare la matita nera all'interno dell'occhio. Ora, con un pennello pulito, vado a sfumare anche sotto. Vado ad applicare questo mascara qui di Essence e ragazze, ora lo sto utilizzando comunque per finirlo, però devo dire la verità, non è che sia un granché, almeno ora alza bene le ciglia, però praticamente l'ho dovuto lasciare tipo aperto perché era proprio acqua, 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 quindi adesso si è un po' addensato e inizia a funzionare, ma prima davvero non funzionava per nulla bene. Quindi vado a mettere il mascara sulle ciglia. Dopo aver applicato il mascara vado poi a prendere queste ciglia finte e le vado ad applicare poi con la colla duo. Ora aspetto che la colla si asciughi e diventi trasparente perché adesso è ancora bianca e non vado ad applicargli mascara, nulla, in modo che
Le posso utilizzare anche più volte, che non si rovinano, anche perché sono già molto lunghe, quindi non hanno bisogno di tanto mascara. Ragazzi, il look è finito. Spero che vi sia piaciuto. Praticamente a me piace tantissimo l'accostamento del dorato insieme a questi marroncini un po' shimmer, mi piace davvero tantissimo. E sulle labbra ho utilizzato questo nudo di Kiko, che è il 396, che insieme al 393 sono i miei due nude preferiti. Sono molto coprenti e ti rimangono le labbra belle idratate, quindi questi rossetti qui di Kiko mi piacciono molto. Sono i creamy lipstick. Insomma, ragazze, questo era tutto. I capelli sono ancora da rifare, sono in uno stato pietoso. Io spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere con un commento, con qualsiasi cosa, fatemi vedere che ci siete. Io vi mando un bacio a tutte, al prossimo video, ciao!